Il planetario di Cosenza ha ospitato un'apprezzata lezione sulla travagliata vita di alcune stelle, tenuta dall'astrofisica Sandra Savaglio, che ha avuto parole di elogio per la struttura voluta dall'amministrazione comunale. Fa tantissime cose belle, è stato un grande sforzo, ci è voluto tanto tempo, però è una cosa di cui essere orgogliosi e la città di Cosenza adesso ospita, non lo so, è un'attività culturale, la gente si incontra, è curiosa, vuole sapere, ha la possibilità di parlare di cose di cui sente qualcosa alla TV in un minuto, qui possiamo spiegarle meglio. È importante per le persone, è importante per chi le fa, anche per me. Avere un contatto con la gente, ascoltare le domande, cercare di rispondere, confrontarsi e crescere insieme. E oggi parleremo della vita delle stelle, in particolare di quelle che finiscono tragicamente con una esplosione gigantesca. Sono eventi rari, sono molto importanti per la vita dell'universo e sono molto spettacolari, ci offrono delle immagini bellissime. Adesso le attività del planetario si fermeranno per qualche settimana per il montaggio di nuove e sofisticate attrezzature di proiezione. È una bellissima iniziativa anche oggi che chiude la prima parte del mese di aprile e maggio. Dal giorno dell'inaugurazione ad oggi abbiamo tenuto questi weekend all'insegna della scienza, della cultura scientifica ma anche umanistica. Oggi chiude questo primo ciclo Sandra Savaglio, componente del comitato scientifico del Planetario di Cosenza, e riapriremo subito nei primi di giugno con ancora grandi iniziative.